Ben ritrovati nel mio canale. Per me è mattina molto presto e la prima cosa che vado a fare è impastare il pane, così a tempo di poter lievitare bene. Le dosi ve le lascio giù sotto al video. Io vado prima a mescolare le due farine, poi aggiungo il lievito che avrò sciolto in un pochino di acqua. E poi mano a mano, un pochino alla volta, aggiungo anche l'acqua, metto lo zucchero, poi vado a mettere l'olio e anche il sale, impasto bene per diversi minuti e metto il tutto a lievitare in una ciotola. Io bagno un pochino sopra con dell'olio l'impasto. E poi copro con la pellicola un panno e poi o vado a metterlo in forno con la lucetta accesa o se no lo lascio lievitare dentro ad una coperta di paille, così sta bene al calduccio e lascio lievitare anche 3 ore. Buongiorno e ben ritrovati nel mio canale. Ora vi do il buongiorno, quello vero, ma prima quando ho impastato il pane era mattina presto presto, poco più delle 6 e sinceramente tanta voglia di mettermi a parlare, non è che ne avessi. Poi io la mattina, fin tanto che non faccio la colazione, sono anche un po' orso, sto sempre zitta zitta. E credo che sia il momento del giorno che Stefano adora di più, perché almeno non a me che gli parlo in continuazione. E niente, ora il pane ha lievitato un po' più di 3 ore. A dire la verità, sono pronta per dargli la forma e farlo lievitare un altro po'. Io all'incirca lo faccio lievitare un'altra oretta, o comunque il tempo che il forno scalda. Il forno lo metto statico a 180 gradi o 200 gradi,
È uguale e niente, o lo faccio lievitare nel tempo che il forno scalda, o se no lo faccio lievitare anche di più, dipende anche da che ore sono e da che ora mi serve il pane pronto. Sicché ora ci mettiamo a far lievitare per la seconda volta il pane, così poi vi faccio vedere cosa faccio prima di metterlo in forno. È un trucchetto che ho imparato anni fa e io lo faccio sempre. E niente, mettiamoci a fare il pane. Allora, prendo la teglia dove lo andrò anche a cuocere, ci metto la carta forno e metto anche un po' di farina. Poi prendo l'impasto che ormai è lievitato. E cerco di dargli la forma. Intanto potete già accendere il forno così scalda bene. Ed ora lo copro e lo lascio lievitare ancora un po'. Finita la seconda lievitazione, io in genere vado a fare tre piccole incisioni. Poi vado a spargere un pochino di farina sopra. E ora vado ad infornare il pane. Come ho detto prima, il forno deve essere ben caldo, deve essere in modalità statica a 180-200 gradi. Mettiamoci a preparare cena. Ho già l'impasto per fare la torta di ceci, dov'è? Eccolo qui, che già l'avevo fatto vedere poco tempo fa in un video. E voglio fare delle zucchine che vado a cuocere in forno, dico già, tipo parmigiana, ma non è una parmigiana vera e propria. E poi staremo insieme anche dopo cena perché vi vorrei far vedere le mie routine della sera dopo cena e soprattutto cosa faccio per avvantaggiarmi la mattina per partire a modo al mattino, specialmente anche per il fatto che io e Stefano ci alziamo presto. Faccio alcune cose che almeno arrivo di qua in cucina al mattino e sono già più contenta. E niente, mettiamoci a preparare cena. Stamani ho già grigliato le mie zucchine e ora vado a preparare la salsa di pomodoro. E metto un po' di salsa. Metto un po' di sale. Io metto anche un po' di origano. E ora aggiungo un po' di olio. Ora andiamo tagliare il formaggio. Questo è quello filante della Coop. Non uso la mozzarella perché se no sarebbe troppo acquosa. Ne taglio un po' a fettine. Ecco qui.
Ora prendo la teglia dove andrò a cuocere le mie zucchine. Metto un po' di salsa sul fondo. Poi prendo le zucchine e comincio a fare vari strati. Ora metto la salsa, ora metto qualche fetta di formaggio e ora vado avanti, faccio tutti i vari strati. Fin tanto che non ho finito tutti i vari ingredienti. Le nostre zucchine sono pronte per essere messe in forno. Come ogni sera dopo cena vado a riordinare. Io ormai da anni mi sono data un ordine ben preciso nel quale faccio le cose e mi attengo sempre a quell'ordine. Secondo me mi permette di pulire in meno tempo e sono molto più organizzata nel fare le cose e comunque mi aiuta anche mentalmente ad affrontare il tutto al meglio. Ci sono delle cose che io faccio ogni sera, anche se sono stanca, anche se magari è sera tardi, perché come dico sempre ci vuole più tempo a dirle le cose che a farle. Io non lascio mai stoviglie o piatti da dover rigovernare. A volte la lavastoviglie non basta e devo anche rigovernare a mano, ma questo mi permette di arrivare in cucina al mattino dopo e vedere il lavello pulito. C'è un metodo famosissimo che ne ha fatto una moda del lavello pulito a sera, però è davvero una cosa importante. Io non lascio mai neanche, per esempio, le briciole che si fanno, lo sporco che si fa mentre si va a cucinare o anche quando si mangia, io non lo lascio mai in terra sul pavimento. Anche questo aiuta ad arrivare al mattino dopo e trovare già più in ordine. Non tralascio mai nemmeno i fuochi, anche perché il sudicio che rimane lì attaccato il giorno dopo verrebbe via in maniera molto meno frettolosa. E poi ormai da tempo vado anche a preparare la macchinetta del caffè. Preparo già le due tazze che occorreranno al mattino dopo. Io lo dico sempre, io e Stefano ci alziamo la mattina alle 5 e mezzo e trovare già anche la macchinetta del caffè pronta a me fa cominciare molto meglio
la giornata. In più preparo sempre anche il tavolo per la colazione, metto la tovaglia e tutto ciò che andremo a mangiare il mattino dopo. Sono piccole cose, ma credetemi, arrivare la mattina dopo e trovare una cucina già ordinata vuol dire davvero tanto. Sono poco più delle 8 di sera, la mia cucina finalmente è riordinata. A me non rimane che mandarvi un grande bacio e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!